Allora, la ciglia, ciavelli, oddio, non c'entro perché ho tirato il cellulare indietro. Prima è andata tutto in terra. Ciao Love! Allora, finiamo, nel senso, finisco e faccio questi due video che volevo fare perché ho una balla di roba da farvi vedere. Allora, vi dico che ho su le lenti, ma te guarda che verso mi ha fatto sta ciglia, io che vi devo dire, mi è rimasta dritta qui, boh, vabbè. Le lenti che ho su, che sono white, e devo dire che sono anche molto belle, sono di un sito che si chiama www.lentiamo.com. Vi lascio nell'info box il link e cominciamo. Ah, e vi lascio nell'info box il link della ragazza che mi ha fatto le trecce, che veramente sta molto brava, molto veloce. E sta a Siena, una ragazza di colore. Comunque io vi lascio il suo Facebook perché è di Siena, se vi può interessare. Muoviamoci perché comunque la luce se ne sta andando anche se siamo fuori. Però secondo me se ci spostiamo, aspettate, vediamo se riusciamo a fare una bella cosa. Forse vedete, è un po' meglio, dai. Comunque le lenti vi arrivano qui dentro con appunto il suo portalenti. E via, andiamo così, forse è un po' meglio. Che dite? Oh, sì, ciao, così niente si vede. Controluce, ah, mi sei ingegno. Allora, questo è il video dei prodotti finiti. E guardate quanta roba c'ho, è piena perché comincia a essere 3 mesi. Quindi spicciamoci, random. Allora, Sensual, ol, sensual un movimento sensuale. Olio di argan, marula. Nessuno di voi sa cos'era la marula. E mandorla, fiori di Munoia. Allora, questo è il Neutro Med per le mani. Buono, mi è piaciuto un sacco perché è molto profumato. Non le lascia secche. Invece, ve l'ha preso la Babbo La Conade, mi lascia delle mani secchissime. Questo è lo stesso, sempre per le mani. Atkinson London Regal Musk. Questo l'avrà preso la mia mamma, ma non mi ricordo granché. Allora, questo sapone di Marsiglia, sempre per le mani. Non adoro il sapone di Marsiglia, non mi piace molto. Quindi, poi dischettini della Conad. Invece, ora ne sto usando questi. Le odio perché tutte le volte che le vado a togliere mi si spezza il dischetto. Invece, quelli che sto usando adesso sono molto buoni. Poi abbiamo questo, va bene, detergente intimo extra dolce, bottega verde. L'ha preso la mia mamma, ma io questo era nell'intimo del bagno di là, quindi penso di averlo usato pure poco. Poi abbiamo lui, che invece mi piace un sacco, e i tesori d'Oriente, quello per il bagno che prende il mio babbo ogni tanto che lo uso, glielo finiamo sempre, poi finisce. Poi, allora, questa qui è la maschera della Glam Glow che mi manda Octoly. Come avete visto, non so se ci avete fatto caso, non credo. Comunque ho smesso di collaborare con Octoly perché tanto ragazze, cioè, ci stanno collaborando praticamente tutti i canali su YouTube. È inutile che io faccia vedere sempre le stesse cose che fanno vedere loro. Sono i soliti video. Me la accendi la luce? Grazie. Perché c'era più luce, capito? Invece ora ce n'è un incesso in meno. E per evitare appunto di fare sempre dei video banali o comunque dei video che adesso stanno facendo tutti, ho smollato Octoly, però questo l'ho usato quindi. Allora, questa è una maschera che è stata stranissima perché era tipo nera. Una volta messa in faccia ha cominciato a fare tutta la schiuma e devo dire che boh, mi ha colpito perché io non avevo visto video di nessuno di quella maschera e ci sono rimasta boh, strana perché non me l'aspettavo. Comunque, vabbè, si sa tutti che la Glam Glow, ragazzi, è una marca buonas e quindi vabbè, Sephora. Allora, questa è una maschera della Sephora che mi ha inviato qualcuna di voi perché io non ho Sephora qui da me, quindi non uso la roba della Sephora, cioè raramente, però a me è piaciuta e questa è una face mask idratante e rilassante. Poi, questo è l'autoabbronzante della Bottega Verde che io ho ricomprato e ora dovrò ricomprare perché avevo messo anche di farmi le lampade, però non avendo la macchina, comunque vabbè, la macchina non è nemmeno un problema, cioè sta andando via tutta la luce.
non è la macchina, il problema è che non ci vado mai, cioè l'ho fatta 2 settimane fa, se ora non faccio un po' di maschere, un po' di lampade frequentemente, inutile, e quindi con un po' di lampade e un po' d'acqua abbronzante, però questo in realtà non tinge granché, costa 8 euro, però, mentre un altro, e poi vi farò vedere, finirà, è meglio. Allora, questo qui è l'acqua micellare, quella lì, all'acqua di rose. Mi è durata tantissimo, io la usavo come tonico. Non mi fa impazzire, perché, cioè, sì, ma, boh, mi è durata una fratta. Invece quella che c'ho ora, che ho trovato nella box, è molto meglio. Poi, queste sono le Swiss. Quelli lì per capelli, unghie buone, però una volta smetti di usarle, poi... Invece mi hanno detto che la, non mi ricordo quale marca, fate un ciclo ed è meglio. Questa è un pennello della Beauty and Trend che io ho fatto conto usato una volta, però qua su si è rotto, nel senso sta andando a... Vedi? Si è rotto tutto e quindi va buttato. Guarda, ma chi c'è? C'è Saura! E quindi niente, lo devo buttare e festa finita. Sei arrivata in un momentaccio, ora devo finire, Ugo, eh? Sì, Allora, questo è Beauty Experience idratante. È venuta la grande amica di Ugo a salutarlo, però la sua padrona c'ha da rientrare, quindi... Ugo, basta, dai! E poi la luce se ne sta andando. Comunque, questo è buono, idratante, bagno doccia, estratto di sandalo, buono. A me è piaciuto questo. Poi... C'ho un botto di roba, come si fa? Olio straordinario, latte, olio, detergente, nutriente. Allora, questo è quello che comunque pensavo costasse 11 euro, invece ne costa 5. Però, cioè, non è tutto sto granché. È un latte detergente, normalissimo, niente di eclatante. E quindi niente di che. Mi sa che dobbiamo entrare perché non abbiamo più luce qui. Allora, salviettine intime della Conad, normalissime da tenere in borsa. Poi, bimbi, queste le adoro, sono quelle da bimbi che hanno degli odori fantastici, le amo. Poi, Kiko, allora questa qui è una maschera della Kiko che costava un euro e qualcosa, che andava soltanto sugli occhi, nera, fantastica, a me è piaciuta tantissimo. Poi, questa invece è una di quelle lì, biomask, schiarente, ma... Io di queste sinceramente vi dico questa mi è piaciuta tanto perché mi è piaciuta, però io di queste maschere non vedo poi tutta sta grande. Allora, poi maschera per i capelli, questa qui liscia la cheratina. Avevo provato a usare un attimo quelli della Bottega Verde, ma io ho bisogno di, per i miei capelli che specialmente non stanno troppo bene, ho bisogno di siliconi a non finire, quindi amo questa. E ora ho comprato tutto il set lisciante, mi piace. Poi, questo invece è quello della Splendor che mi prese la mia mamma per caso, costa poco ma secondo me è anche una gran cagata. Io mi ricordo che ne sentivo parlare tanto bene, secondo me è una gran cagata. Poi... Eccolo qua, questo qui invece è il must have per autoabbronzante, lo adoro. Ce n'avevo 3 perché l'avevo preso l'anno scorso alla Coop e costavano poco. C'ho l'ultimo che sta finendo e sono disperata perché non lo sto ritrovando. Ma questo tinge, non quello della Bottega Verde. Poi questo invece è un gel esfoliante corpo, effetto pelle nuova della Clinians. Buono, devo dire Levica Illumina Rinnova, a me non è dispiaciuto per niente. Poi questo è appunto lo shampoo in allegato alla maschera, buonissimi, quelli alla cheratina poi mi garbano a bestia. Questo vabbè è un Dove che è buono per sotto la doccia, ce la vedete tanta roba c'ho, seta preziosa, buono, mi piace. Allora questo invece è prodotto cosmetico, prodotti cosmetici, ingredienti biologici, pessimo. Semi di lino, le malva, bottega italiana, balsamo, pessimo. Io tutto ciò che è biologico per i miei capelli, no. Poi abbiamo, questo vabbè, per la baucigia, l'intimo va bene, oddio, salviettine, dischettini, questi. Poi maschera, Green Tea Essence Mask, ma facendole poi così non riesci neanche a capire quali sono. Allora, questa qui invece è quella maschera Lip Curl Gel Patch che mi mandò Pur Derm Italia, sì. Pur Derm,
Derm Italia, una cosa del genere. Comunque vi lascio il link nell'info box. Io con questo mi sono trovata a Dio. È quello che li metto sulle labbra, ti fanno delle labbra morbidissime. A me piacciono tantissimo questi prodotti. Loro me ne hanno mandato uno solo, peccato, perché veramente penso che farli spesso vi danno anche dei benefici. Io aspettate, bisognerebbe che mettessi la luce interna, vediamo. Una fava, perché c'avevo il flash finora, vedi, non si stava vedendo più niente. Vedi, almeno ora qualcosa si vede. Questo telefono è un grande. Infatti a breve prenderò il J5, quindi datemi tempo, se sono anche meno attiva su Instagram, perché veramente il mio telefono non me lo permette proprio, capito? Non è da dire, non me lo permette. Poi vediamo, perché ho maschere su maschere. Allora, questa. Allora, questo è per la caduta e il mantenimento, sono delle gocciole rinforzanti che avevo preso a suo tempo. Poi, questa è sempre della Pure Derm, che è una delle faccine del buon umore, questa è il collagene. Io mi sono trovata bene con queste, però purtroppo non puoi vedere un risultato perché te ne fai una, capito? Cioè, te ne fai una ogni tot, magari avendola e facendo la stessa più volte, sicuramente vedresti un risultato. Poi, allora, altri dischetti, che questi sinceramente non mi ricordo perché saranno vecchi. Poi questa è della Kiko ed è vecchissima, cioè, mamma quanto è vecchia, non so che dirvi, la feci ma non mi ricordo. Poi, allora, questo è l'olio di mandorle dolci della Bottega Verde che io uso sotto la doccia. Se posso usare un olio sotto la doccia lo uso, visto ultimamente quando non ho il balsamo sotto la doccia ci spiattello l'olio. Adoro l'olio sotto la doccia. Poi, vabbè, il mio classico dentifricio. Comunque devo trovare un dentifricio che mi mantenga pure i denti oltre a sbiancarli, perché ho due carie qua su da pazzi. E poi mi sta salendo le gengive. Il mio corpo sta decadendo, sta cadendo a pezzi. Poi abbiamo questo, il siero, che poi mi hanno detto naturalmente quando l'ho comprato che non è un siero, è una crema, però è talmente gelosa che per me è un siero, che io la uso come crema. L'ho già ricomprata, che sono 10 euro di tubetto, però sono 70 ml, a me mi è durato tantissimo. E pensare che c'è questo, che poi vedete che sembra che ci sia un chilo e mezzo di prodotto, ma in realtà non c'è un cavolo, perché comunque io l'ho pure battuta. Vedete? Ecco, questo è quello che è rimasto, questo gocciolone qui, però va a fantasca, ho tirata giù 50 volte, ho detto, toh, basta che ricompro. Poi, questa è l'Instant Matte della Essence, l'ho finita, quella bianca, mi sono trovata molto bene, ora c'ho la Power Banana, mi fa impazzire, buonissima. Poi, vabbè, questa è un'ampollina che mi avevano dato per i capelli secchi o danneggiati, però un'ampollina, però è andata bene, mi è piaciuta. E poi ho finito questa è la maschera, quella lì nera della Kiko, che avevo lasciato qui per farvela vedere, cioè uno spettacolo. E poi ho finito questi due mascara. Allora, questo è della Essence, il Volume Stylist, quello viola, che sì, non è malvagio, ma non è nemmeno sto granché. Ho visto tante ragazze prendere quello bianco, fatto così, infatti lo voglio provare per 3 euro. Questo non è un granché. Mentre questo, cioè non c'ho più nemmeno le scritte, non so se lo vedete. Questo è vecchissimo, però è L'Oreal Il Farfalla, che è uno dei migliori mascara, secondo me. Cioè è veramente fenomenale, c'ha questi becconcini alti che vi fanno prendere anche l'ultima parte. A me è piaciuto tantissimo, veramente veramente tanto. Poi vabbè, ora ce n'ho altri altrettanti buonissimi, però devo dire che nel periodo in cui l'ho usato, comunque sarebbe anche da ricomprare volendo, però vabbè, ora ce n'è. Mi si stanno però sciogliendo tutte queste trecce, l'abbiamo fatte di corsa perché volevo andare via e alla fine piccinina l'ho messa un po', capito, alle strette, vabbè. E, ottimo, mi è piaciuto tanto. E poi vi voglio far vedere un'ultima cosa. Ci ho messo solo questa, ma sto utilizzando un sacco di questi campioncini, che sarebbe la NEV. Fatemi sapere se qualcuna di voi sa dove trovare questa marca, perché mi sta piacendo tanto. C'ho quelle da giorno, quelle da notte, piripiri, fenomenali, mi garbano un sacco. Abbiamo finito, se Dio vuole, perché non se ne poteva più, la luce se n'è andata. Io vi mando un grande bacio, fate le brave, spipeggiate poco, siete il mio più grande sostegno. E ora vi scriverò
Una domanda sulla una cosa sulla community del canale, perché voglio che mi facciate delle domande, ok? Quindi da lì poi vediamo, altrimenti se viene un bel video, altrimenti cerco di svilupparlo a me. Adios.